Ma che state, Don Felì? Non posso sapere che state. Oh, niente, Batti, ma tu sei seccante. Ma oh. Come? Non posso sapere chi è stato. Nessuno, chi aveva essere? Ah, ma ditemelo, che cosa è successo? Batti, ti ho detto che non è stato niente. Oh. Ma non può essere, caro Don Felice, voi state tutto rovinato. Certo vi siete appiccicato con qualcheduno, eh? Vedi, per piacere, che sto scucito da dietro. Scucito. Ecco, ci vuole una matassa e spaga, mamma mia, ma che è successo? Va bene, Batti, dico tutto. Ma tu, per carità, zitta! Ma volete pazziare? Ma avete pigliato per una guagliungella? Allora, tu devi sapere che ieri, zia Beatrice, mi mannaia a Salierna per fare certi servizi, per esigere certi soldi. Allora, quando è stata stamattina, rindo treno al ritorno, di rimbetta a me, ci stava assettata una figliola. Una cosa troppo bella, vicino a essa c'è Steven Omma, che tanto ne avrà, voi che io troppo già saputo che ero marito, io mi pensavo che era il padre. Beh, insomma, questa tale mi guardava fitto fitto, che è l'estate, e tu che guarda fa, fatti fatti tuoi. E beh, insomma, mi sono chiuso i capi, perché già pensate fa? E che avete fatto? A gestire chiano chiano pire, e l'ha già dupliato un poco. Batti, che sei stata? Sei tenuta la posta, anzi, ti dirò di più. Roppa un poco, se mi sa tu pulire pure essa, sangue di bacca, Gerita, ha già fatto colpa. Quando è stata sotto al traforo, sai che a Vietre ci sta il traforo, sì. Allora, nel momento che siamo rimasti all'oscuro, che ci pensate fa? Mi sono esata. E l'ha girato un vaso. Bravo! Brava, Batti, io sto vivendo un miracolo. Già, perché invece doveva essere essa, già aveva stato marito. E come? Dice che anche per me ci pensate, ma che re, la signora è pelosa. Pelosa. Figuriamoci. O marito Arit, quando arriviamo a Napoli vi insegnerò io la creanza. Voi, arrivato a Napoli, in mezzo alla folla dei viaggiatori, io ero riuscito a nascondermi, a scappare. Ma chi la disgraziata è una guardia doganale? Per causa stava lì getto, voi tanto mi ha trattenuto che alla fine chi mi ha visto, mi ha appagliato e mi ha fatto un palliatone numero uno. Ma sto fatto sì che è curioso, Don Felice. Voi con sto vizio che tenete, una volta che sta vita passano guai, No, 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 Batti, non ci capito più, no, non accadrà mai più, Ma tu hai visto e dici qualche cosa a qualcheruno? Oh, ma state tranquillo, nessuno saprà niente. Ma intanto se moglie, zia, mi dice così tutto stracciato, e che la dica? Potete dire che avete buscato. Sì, lo dico che è che state. Senta, fammi un piacere, Batti, vai che la vanna e piglia un'altra giacchetta, portamilla, per piacere, te. Vi servo subito. Ecco, bravo, mi raccomando, a occhio, non ti fa fare a nessuno. Non dubitate. Mandate due pugni qua dentro, i momore. Ma mi sei sotto, entrunghi, dai, da sotto che riceve, sotto stanga. Ma che? Niente. Intanto sto pensando, chissà che arriva Giulietta, la modista, che quelle sono due giorni che non mi vede. Mo che mi vede che vado a casa sua, sai che succede? Figuriamoci. Gli ho detto che sono scapolo. Sì. L'ha già fatta mille promesse, mille giuramenti, La Giritta che me la sposa. Ma sento scendere per dinda Irina, che quando si scummoglia stufata ha già una mazziata più forte che sta. Tenite, Don Felì, imbozzatevi chi. Grazie Bettina mia, grazie, quello che fai a me il cielo te lo rende, io poi ti regalo. Ma signore, io faccio perché vi voglio bene. Certamente. Che è? Sta venendo Virginia, vostra moglie. Oui, facciamo l'ingresso, Batti, andiamone. Buongiorno, eccellenza, favorite, accomodatevi. Buongiorno, buongiorno. Felice! Virginia mia! Venuta e non mi facevo sapere niente. E io proprio sono arruato. È la prima cosa, Gerit. E Virginia mia, come sta? Addo sta? Sta qua o sta là? È vero per te? La prima cosa che mi ha domandato è stata: Virginia mia, dove sta? Sta qua, sta là? Chissà dove sta. Ma stai stanco, devo cambiare.
Com'è? Sei tutto arrossito. Chi l'ha avuto tutti, chi li schiaffa? Arrossita? Ed è come vuoi che stong, Virginia mia, è una giornata sana, sana per salierne, correnne da qua, correnne da là. Non ho potuto nemmeno esigere i denari. Se lo sapessi quello che ha già passato. Che è stato sotto trafora. Oh, e che ti è successo sotto lo trafora? Sotto... Ho fatto del traforo. Che resto traforo? E che resto traforo? Noi mo proprio a farnuta. Dunque, la fatta... Ho fatto del traforo, che resto traforo? Che è successo? È successo qualcosa, un incidente? No, un accidente da venire una persona che ha di chiglia. A chi la clavarva? Dunque, sì. Sotto al traforo, sì, sotto al traforo. Che sta? Allora, sotto al traforo, no? Ed sotto al traforo. E decidele che è stato sotto a sto traforo, raccontate. Guarda come azzuppo pane, guarda come azzuppo pane. E dunque, sotto al... siamo rimasti allo scuro. Certo, come volevi rimanere sotto allo traforo? Ma ti sei fatta male? No, sotto traforo no. Chi l'è stata dopo? C'era una bambina. Una bambina? Sì, c'era una bambina. E si è fatta male la bambina? No, manca la bambina. Te l'ho già detto che siamo rimasti allo scuro? Sì. Te l'ho già detto. Allora, la bambina. La bambina diceva... Il traforo no! È un grosso che decide, il traforo sì! Traforo sì! Dunque, la bambina, no? La bambina si metteva paura perché c'era buio, e allora dicevo il buio. Allora tutti quanti, per farla calmare, abbiamo acceso tutti i fiammiferi, capite? Puzza passano uguaglia. E allora Debetti stava dicendo che non ho potuto nemmeno esigere i denari. Proprio non è stata cosa di esigere i denari. Perché chi la si credeva che era pelosa? Ah, pelosa? Feli, che è sta pelosa? La pelosa è... E la pelosa è mamma, ma decito io. E che è sta pelosa? Che è male. Con la barba. La pelosa è una valigia. Feli, no. Sì, è un nuovo modello di valigia, sì, la pelosa, devi sapere che sotto trafor, rindo scumpartimento, c'è Stefano un forestiere che possedeva proprio questo modello di valigia. Allora, quando io sono chiuso per mettere la mano sotto scaldapiere, no? Che figura che mi fai fa? Ha giuducato tutta questa pila e allora mi sono impressionata, mi sono usata e ho detto: no, furasti, ma che c'avete qua sotto? Una capra? E allora tutti si sono messi a ridere, capito? La pelosa. Dunque, ti stavo dicendo che quella disgraziata della guardia doganale. Imo, piglio bastone e tocchiamo un bacio. Che è successo con la guardia doganale? Devi stare sempre presente quando parlano i padroni. E questa mattina mi scombina a me. Dunque, sì, cara, io sarei arrivato prima qui da te, però alla stazione una guardia doganale, a causa di quella valigetta, tanto mi ha trattenuto perché voleva sapere che sta in quella valigetta, e orsù aprite quella valigetta e mi ha fatto perdere un sacco di cose. Sì. E allora tu devi sapere che mo prima, entrando, io queste cose ce le ho raccontate a Bettina, no? E che adesso le ripete, quella adesso le ripete. Quando vai tu a regalio, poi parlando. Perché è uscito qualche parola da voi? No, facevo spirito sulla mente. Ma io non ho detto niente. Tatta zitta, animale. Dunque, Betty, io sono stanca, adesso ho fame, un buco, vorrei mangiare. Hai ragione, felice mio. Sì. Betty, una tazza e brodo. No, che brodo e brodo, io tengo fame. Se potesse avere un piezzo di carne. Ecco. Chi in cucina è già pronto. Va che sono la sollecitata. Brava, vai sollecitate. Vai, tosanga, va, te. Va. Assetto.